Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Anche oggi dibattito in aula tra maggioranza e opposizione, ma noi andiamo subito a vedere il nostro sommario con i temi trattati in questa puntata. Come Commissione avevamo avuto dal Consiglio l'indicazione di affrontare una mozione a prima firma Melio che affrontava appunto il tema della sessualità e dell'affettività delle persone con grave disabilità. È stato un lavoro abbastanza intenso che ha coinvolto la Commissione in più sedute, abbiamo fatto audizioni, discussioni importanti alla presenza anche del consigliere Melio e questo ci ha permesso di evidenziare come davvero si tratta di un tema sul quale c'è un velo di ipocrisia molto ampio che parte dall'idea che le persone disabili siano persone asessuate, che non hanno bisogno di una attività sessuale, erotica, di attività di affettività. E allora e questo viene scaricato tutto sulle famiglie, sui genitori, sui caregiver che da soli si trovano a affrontare questo tema. Con questa risoluzione, abbiamo quella mozione, l'abbiamo fatta decadere e abbiamo fatto una risoluzione di commissione, che per fortuna poi l'Aula ha approvato all'unanimità, noi diciamo una cosa importante, cioè che a livello nazionale con una legge e anche la Toscana inizi a fare un'azione che porti allo sviluppo di un assistente all'affettività e alla sessualità, che non è un sex worker, è una persona esperta che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e i caregiver e non lasciarli soli. È un grande servizio di civiltà e noi speriamo che dopo la risoluzione questa regione, oltre a porre il tema in conferenza Stato-Regione, possa velocemente dare avvio all'elaborazione, alla messa in piedi di un servizio di questa figura, che è una figura che certamente ha un compito importante, che è quello di affrontare i temi e di non lasciare le famiglie caregiver da soli. Io voglio ringraziare il consigliere Melio perché non è che ha portato all'attenzione e ha, come dire, scoperto un vaso di Pandora, ha proprio alzato un velo. Cioè, tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule. Il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo, ma siamo ciò che siamo. Siamo tutti uomini e donne, siamo tutti carne e sangue, siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità. Questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'Aula, e devo dire recepita da tutti, passata con un voto all'unanimità, un tema che è importantissimo, che è la questione dell'affettività e della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari, diciamo, a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno. È una risoluzione importantissima, spero che non resti solo carta ma che abbia un seguito vero, perché è giusto affrontare questo tema, ma soprattutto è giusto riuscire a dare delle risposte. Particolare la proposta fatta, perché si parla della sessualità e della affettività. Sono due concetti che possono essere uniti, ma possono anche essere intesi estremamente diametralmente opposti, perché è ovvio che chi ti insegna la sessualità va bene, è facile, chi ti insegna l'affettività è altrettanto facile se te ne vuole di affetto, ma cercare di capire l'affettività e farla, diciamo, insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro, prendendo del denaro, come è giusto che sia il suo lavoro, diventa un po' problematico. Indubbiamente questa legge, che parte da una mozione, quindi è stata sviscerata approfonditamente
è un qualche cosa di innovativo, perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini. Però adesso dobbiamo vedere come verrà tradotto in pratica, perché la Regione Toscana è un paperwork, cioè riesce a scrivere tutto lo scrivibile, ma poi a portare in pratica ben poco di quello che scrive. Diciamo che Gianni si allinea alla posizione di Italia Viva, perché noi eravamo contrari all'aumento dell'addizionale IRPEF appunto per questo motivo. Io ero convinto che questa cosa sarebbe finita così ed ero convinto che quindi si poteva evitare l'aumento e si può ancora evitare l'aumento dell'addizionale IRPEF, perché se noi abbiamo un credito è corretto che i cittadini toscani debbano vedersi reintrotate nel bilancio della Regione Toscana quelle risorse che a noi ci spettano. C'è una legge dello Stato, la Corte Costituzionale ti dice che la legge è vigente, tu hai un credito, lo devi esigere. Noi dobbiamo fare una battaglia convinta, quindi sosterremo convintamente il Presidente Gianni in questa battaglia. Lo dicevamo, se vi ricordate, nel dicembre scorso, per il motivo per il quale non abbiamo votato l'addizionale IRPEF, perché siamo convinti che te hai un credito, lo devi poter riscuotere e il governo non può defilarsi. Cioè il governo Meloni non può rifiutarsi da questa responsabilità politica, perché deve garantire ai cittadini, da un credito delle aziende che devono restituire questi soldi ai cittadini toscani, perché hanno guadagnato di più in funzione di alcuni principi e come tali c'è un contratto che prevede che debbano restituirci questi soldi. Perché lo devono pagare i cittadini toscani? È sbagliato. Quindi come tale noi rivendichiamo questa battaglia e da qui a fine anno dobbiamo riottenere queste risorse, possiamo quindi poi, facendo ricorso a mio avviso, iscriverle in bilancio e come tale ridurre le tasse ai cittadini toscani. Dire che la legge è legittima obbliga le aziende a pagare la Regione Toscana. Dico che quando in altri anni le aziende hanno fatto resistenza al cospetto di un debito che avevano, lo Stato si è fatto soggetto garante. Noi invitiamo lo Stato a fare soggetto garante di un pezzo di Stato che sono le regioni. È doveroso ed evidente che noi ricorso lo faremo nei confronti di quelle aziende farmaceutiche che hanno un debito e che lo devono pagare, come lo pagano i singoli cittadini. Sul payback il governatore Gianni ha fallito, sa di aver fallito, non ha fatto niente di quello che aveva promesso di fare. Lui un anno fa aumenta l'IRPEF, quindi aumenta le tasse ai toscani e dice sarà una misura provvisoria perché in questo anno ridurrò i costi inutili, farò un grande progetto di efficientamento della spesa e quindi attraverso questi interventi non ci sarà bisogno dell'aumento dell'IRPEF. Dopo un anno, siccome non ha fatto niente di tutto questo, non abbiamo visto nessuna manovra, non abbiamo visto andare a aver seguito le riunioni e le convocazioni urgenti che fece dei suoi direttori generali, adesso ritira fuori la scusa del payback, la storiella patetica del payback, dicendo che la Corte Costituzionale avrebbe in qualche modo detto al governo di pagare il payback. Non è assolutamente vero nulla. La Corte Costituzionale ha detto che il procedimento del payback non è illegittimo, ma non è chi ha detto che deve essere finanziato dal governo. Quindi conseguentemente fa un'operazione intellettualmente non onesta. In realtà dietro a questa ennesima propaganda politica della sinistra si cela la loro incapacità a governare la spesa pubblica in ambito sanitario in particolar modo. La sanità in Toscana costa 8 miliardi di euro, in quegli 8 miliardi di euro ci sono tante risposte alle grandi criticità che abbiamo in Toscana. Il payback è una misura con la quale il governo e conseguentemente il Parlamento allora cercò di reperire risorse per poter dare alle regioni, perché il fondo nazionale è un fondo costantemente eroso. Dopodiché il payback è stato sostituito per alcuni anni da finanziamenti sostitutivi del governo e andando in profondità noi vediamo che ci sono anche delle problematiche per quanto riguarda le aziende, soprattutto quelle piccole che forniscono le attrezzature, gli ausili, che in alcuni casi sarebbero costrette alla chiusura. Quindi noi abbiamo presentato anche una mozione dove diciamo il Presidente Gianni ha ragione a rivendicare risorse
perché quelle sono necessarie per sostenere il sistema sanitario regionale e non ridurre i servizi. Credo però che deve essere fatta anche una battaglia in conferenza Stato-Regioni e a livello parlamentare perché quella legge possa magari essere rivista, siano rimodulate le richieste, salvaguardando soprattutto le piccole aziende. Anche in Toscana abbiamo un distretto molto numeroso, in Emilia Romagna addirittura più che in Toscana, e queste risorse magari vengano nel frattempo garantite con finanziamenti dello Stato, come è avvenuto in precedenza con il governo Draghi, ma anche il primo anno con il ministro Schillaci. Quindi credo che queste due cose devono andare avanti, chiedere le risorse ma non sacrificare, cioè, le piccole e piccolissime aziende che lavorano nel settore. La variazione di bilancio è un copia e incolla di tutto quanto è stato fatto negli anni precedenti, che visto positivamente potrebbe essere un continuum con ciò che è stato impostato. In realtà, poiché non è stato fatto granché, è un continuum del niente. Per voi sapete che io mi occupo prevalentemente di sanità, e in sanità si dice tante cose senza in realtà approfondirne alcuna, perché poi ci si trincera dietro il fatto di dire che non ci sono fondi o di aumentare l'IRPEF perché non vengono applicate determinate leggi come quella del payback. Per quanto mi riguarda, io direi solo una cosa: il fatto che l'OCSE dice che si può aumentare la spesa in sanità, si può fare aumentando la spesa generale, ma questo più carichi di tasse di come siamo non è possibile, o aumentare la spesa sanitaria mantenendo invariata la spesa generale. E questo altrettanto non è possibile, perché la spesa sanitaria la fai a spese delle infrastrutture o del trasporto o della scuola o delle pensioni? Impossibile. Per cui l'unica cosa è perseguire la strada della razionalizzazione. Ma quando Gianni dice che non si chiudono gli ospedali, che si va a implementare, a farne dei nuovi, cioè in pratica è una menzogna, in quanto inevitabilmente gli ospedali, i piccoli ospedali, devono essere monitorizzati e razionalizzati, vanno modulate nuove impostazioni. Io da tanto sto portando avanti, e questo devo dire il Partito Democratico mi segue, ma non vorrei che mi seguisse sapendo poi di non farne di niente, di nuovi concetti della sanità, e cioè la medicina basata sul valore. Oppure, quando si parla di liste d'attesa, noi abbiamo a Pisa un metodo, l'open access, che è un metodo ormai consolidato e che credo potrebbe essere perseguito ed esteso a tutta la regione. Ma non voglio fare qui un'apologia di ciò che io sto portando in regione, quanto dire soltanto che queste variazioni di bilancio sono degli aggiustamenti in corso d'opera che non hanno nessun tipo di effetto oggettivo. Ma una variazione di bilancio della regione che fra l'altro riscontra un bilancio sostanzialmente sano, positivo, che ci consente anche di farci carico, proprio vedendo lo stato dell'arte, di oneri che in qualche modo possono essere assorbiti dalla regione, in particolare la sanità. Abbiamo fatto un'operazione che porta 49 milioni sul bilancio della regione, sono gli oneri finanziari e i mutui degli interventi sugli investimenti
investimenti fatti nel settore sanitario. Diventa una boccata d'ossigeno per quella corrispondenza di voci e entrate nel bilancio della sanità che poi alla fine dell'anno deve dare sempre il pareggio. 50 milioni che 49, quindi circa 50 milioni che portiamo subito nel bilancio della regione e che quindi ci possano essere di maggiore copertura dalle spese che il sistema sanitario per forza di cose poi grava alla fine dell'anno sulla regione. Poi dovevamo un contributo allo Stato, perché ormai si sono invertite le cose, è lo Stato che chiede ai comuni per poter far fronte alle proprie posizioni di bilancio e più volte è stato denunciato che vengono tolti quest'anno ai comuni circa 80 milioni e alle regioni, e alla regione toscana aspetta 40 milioni e abbiamo fatto in modo di prevederne 24 in questa manovra di bilancio. Abbiamo poi previsto tutta una serie di misure di carattere più strutturale sul piano sociale. Il PNRR ci accompagna a tanti investimenti, vediamo che la nostra struttura, quella che poi fa tutti i rendiconti, prevede le progettazioni, riscontra gli oneri che possono aumentare per le spese del personale dei comuni o della regione nelle materie di competenza della regione, Sviluppo Toscana, abbiamo previsto 4 milioni e 9, consentirà di lavorare più speditamente e meglio proprio per il PNRR, il Fondo di Coesione e Sviluppo, i fondi strutturali europei. Abbiamo indicato quei 450 mila euro che mancavano nel Fondo dei Disabili per la formazione e per il sociale, abbiamo provveduto al milione che mancava per far corrispondere al nuovo livello contrattuale i forestali. Abbiamo previsto un aumento di intervento per quello che riguarda le spese dell'antincendio e abbiamo provveduto a tutta una serie di richieste che vengono dai singoli comuni per completare opere che magari sono state fatte per 4-5 milioni e mancano i 200 mila euro e al comune mancano. Sono tutta una serie di interventi puntuali che anche nella logica della Toscana diffusa la regione con questo si fa carico. Insomma, un bilancio regionale che è sano e che consente di far fronte anche a situazioni di maggiore difficoltà che vengano da altre attività. È terminata da poco la seduta del Consiglio regionale, noi qua da Firenze ci fermiamo con il dibattito tra maggioranza e opposizione e le proposte di legge per la Toscana e la nostra puntata settimanale del Consiglio regionale della Toscana termina qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.